una borsa di studio da 500 euro e la possibilità di partecipare ad un camp nazionale a Roma, organizzato in collaborazione con alcuni college degli Stati Uniti, con in palio una seconda borsa di studio per trascorrere il prossimo anno scolastico in America. Torna il premio Volley e Scuola, la sua seconda edizione, indetto dal Comitato Territoriale di Ravenna della Federazione Italiana Pallavolo con il supporto della BCC, pensato per premiare la miglior giocatrice under 18 a livello provinciale col miglior rendimento scolastico. La prima edizione, dedicata alle atlete under 16, fu vinta da Caterina Bosi del Fusignano Volley. A fine marzo avverrà la selezione delle ragazze, entro giugno verrà eletta la vincitrice in base alla pagella del primo quadrimestre. Partner del progetto Sportlinks. Abbiamo definito il campionato under 18 femminile come quello, diciamo, più rappresentativo del nostro territorio. Gli allenatori e gli addetti ai lavori, quindi anche i nostri arbitri e selezionatori, nominano le, diciamo, 5 atlete che si sono contraddistinte come migliore, come MVP di gara. Fra le 5 giocatrici che hanno ottenuto il miglior punteggio, quella che vincerà il premio sarà quella col miglior rendimento scolastico. Come nasce questo premio? Nasce da un'idea del Comitato Territoriale della Federazione Italiana Pallavolo di Ravenna che presiedo. L'idea era quella di dare un premio che coniugasse il rendimento sportivo al rendimento scolastico e soprattutto per dare un messaggio poi alle famiglie che la pallavolo può essere una scelta di vita e comunque uno strumento per raggiungere altri obiettivi. Ecco, alcun modo per raccontare come lo sport possa contribuire alla crescita dei ragazzi non solo in ambito agonistico? Sì, anche come abbiamo strutturato il premio proprio va in questa direzione, era proprio l'idea di dare di avere una presenza forte nella scuola e dare un messaggio chiaro che un classico mens sano in corpore sano, cioè un buon giocatore deve anche avere poi anche una struttura forte sotto, data anche, ripeto, da quello che la scuola fornisce come preparazione.